Nel video di oggi vi mostrerò come selezionare il giusto pigmento labbra tra i nuovi colori della linea Biotech. Prima di tutto utilizziamo la nostra mazzetta di colori labbra e questo strumento ci può aiutare a capire a grandi linee su che colori si vuole orientare la nostra cliente. Lo andiamo ad utilizzare in questo modo e cerchiamo di capire se le piacciono più magari i marroni? No. I rossi? Magari più i rosa? Sì, ok. Una volta identificata a grandi linee la famiglia di colori nella quale vogliamo orientarci, andiamo a selezionare due o tre tonalità che potrebbero fare al caso nostro e gliele andiamo a provare direttamente sulla mucosa. La nuova linea di colori Biotech More Than Ever si compone di 58 tonalità, tra cui 19 nuove tonalità a labbra, tra cui scegliere, e ce n'è veramente per tutti i gusti. Abbiamo i rossi scuri, dei colori un po' più freddi, tendenze più all'amarena, come per esempio il fashion. Poi passiamo a dei colori un po' più intermedi, più portabili, come il passion, il kelly, il flower, che è un colore veramente stupendo, super naturale, un color pesca. Abbiamo degli aranciati come il daiquiri, il summer, il casino, il sexy, che è un rosso fuoco, il dream, che è un ciliegia, due bellissimi naturali che sono il bubble e il parfum. Il bubble è un naturale un po' un rosa caldo, naturale, il parfum un rosa freddo, naturale. I fucsia come il bite, il rebel, colori un po' più freddi, un po' più violaci come il supermodel e il lollipop, il love che è un neutro intermedio e due colori che tendono al biscottato, il romantic e il glacé. Una volta identificati due o tre colori papabili per la nostra cliente, andiamo a prendere la nostra PMU Tester Palette Labbra, che è uno strumento veramente innovativo creato da Biotech. Sostanzialmente sono dei rossetti cremosi in cera realizzati esattamente con le stesse polveri di pigmento che utilizziamo per creare i colori Biotech da trucco semipermanente. Quindi ognuno di questi rossetti cremosi replica con esattezza una tonalità di un colore della nuova gamma di colori Biotech. Andiamo a prenderne un pochino e lo applichiamo direttamente sulla mucosa della cliente per simulare quale sarà l'effetto di quel colore da guarito nella pelle dopo due sedute. In questo caso io ho provato sul labbro inferiore il Love, che già mi convince perché è veramente stupendo questo colore, e sopra ne vado a provare un altro, il Bubble, che è un rosato anch'esso naturale, però con una nota un pochino più calda e una maggiore presenza di colore organico. Entrambi veramente stupendi. Grazie a questa simulazione la nostra cliente sarà in grado di guardarsi allo specchio e decidere in un batter d'occhio quale colore è quello adatto alle sue esigenze. La mia cliente ha scelto il Love. Complimenti, ottima scelta, un colore veramente bellissimo. Adesso non ci rimane che iniziare il nostro trucco semipermanente.